Mi rattrista come si sia arrivati anche in questa città a fare politica di un livello così basso, scusatemi il termine. Un livello così basso perché adesso siamo capaci tutti quanti, per le note difficoltà che ci sono a livello nazionale, che tutti quanti conosciamo, di dare addosso alla politica, e quindi capita a tutti, soprattutto chi sta sui profili di Facebook, leggerne di tutti i colori, ma questo va bene, ognuno può e deve dire quello che pensa. Reagisce a una situazione difficile dal punto di vista economico e sociale come meglio ritiene, e tutta la politica è accomunata come una squadra che non sa dare risposte, una squadra che tartassa i cittadini di tasse, una classe che non dà lavoro. Beh, noi a questo gioco non ci stiamo, ma soprattutto non ci stiamo al fatto di essere accusati su questioni che non ci appartengono e che sono assolutamente al di fuori di ogni logica di confronto e, permettetemi anche di dire, di civiltà. Questo non va bene, perché si può dire tutto. Io non ho mai criticato, forse qualche volta ho mandato un messaggio, mi sono messo a chiacchierare con un giornalista, ma non mi sono mai permesso mai di dire a un giornalista che cosa scrivi questo anziché quest'altro. Non l'ho mai fatto, e qui ci sono i giornalisti e sono testimoni, perché rispetto il diritto di critica, e mi si può dire tutto. Mi si può dire che non sono un cattivo sindaco, che non sono simpatico, che magari ho sempre la faccia triste, ma che qualcuno mi venga ad accusare con una sciocchezza del genere che il comune di Lucera, che la giunta e non il singolo assessore, abbia pagato uno spettacolo 4.000 euro in più per chissà quale fine, beh, scusate, questo significa dare del ladro alla gente, e la dignità di ognuno di noi va rispettata. Questo non è ammissibile. Allora confrontiamoci sulle questioni serie, perché in questo momento difficile ognuno, invece di tirar via la carretta e di scappare, dovrebbe avere il coraggio di dire alla città che questa città si trova in gravi difficoltà, e non si trova perché questa amministrazione ha sperperato, è completamente il contrario, è l'opposto, e sfido tutti, chiunque, ad un confronto. E sono anche stanco di sentire alcuni segretari cittadini di partito che ogni tanto nell'articolo settimanale o bisettimanale, così per scrivere qualcosa, chiedono le dimissioni del sindaco. Va bene, è il confronto che vi chiedo, il confronto per discutere delle situazioni. Perché lo rifiutate? Perché? Avete mai visto un sindaco che mentre amministra dia la possibilità di un confronto? Io lo chiedo il confronto, perché ne ho da dire, e tutto quello che la città paga oggi lo paga per gli errori del passato, errori che noi non abbiamo commesso, perché è giusto quello che vi è stato detto. Se non avessimo subito queste sentenze per errori passati, per inerzia di tanti dirigenti che oggi si permettono anche di accusare la politica di chissà che cosa, oggi saremmo trovati in una situazione completamente diversa, perché dal primo momento abbiamo guardato al bilancio e ai conti. Non abbiamo macchine di rappresentanza, non le abbiamo, giriamo con le nostre auto. Adesso dobbiamo spendere, abbiamo dovuto spendere 40.000 euro, ma sapete perché? Perché il governo dice che nell'anno successivo devi spendere poi la metà di quello che potevi spendere, e allora oggi se non spendi 40.000 euro può darsi che chi verrà dopo potrà spendere 20 o 10. Allora con 40.000 euro abbiamo comprato 3 macchine, non abbiamo comprato l'ammiraglia, 3, in modo da poterla distribuire su tutta la città per i servizi che servono. Questo è un esempio. Non abbiamo aspettato il governo Monti o la spending review per ridurci gli stipendi. Siamo andati e andiamo in giro con le nostre macchine, ma questo non lo facciamo e non lo diciamo perché ci vogliamo far del vanto su queste cose, lo diciamo perché riteniamo che sia corretto in questo momento, e ci dispiace che noi siamo il primo baluardo, siamo qui. Allora la disoccupazione, la crisi sociale, tutto quello che succede, dove trova il primo impatto? Al comune, dal sindaco, e questa è una lamentela di tutti i sindaci. Tutti i sindaci si trovano nelle stesse difficoltà, e quando il centro-sinistra chiede i confronti, andate a parlare con Liccardi a Manfredonia, che ultimamente ha dichiarato a TG Blu che non si può più fare il sindaco. È chiaro che non si può più fare, perché siamo in una situazione
che conosciamo tutti, a meno che facciamo finta di non sentire i telegiornali o i giornali o immaginiamo che tutto sia qualcosa che si racconta ma che poi in realtà non esiste, in una situazione difficilissima. E noi siamo all'avamposto, ma ci stiamo con la dignità e con la faccia delle persone che non vogliono scappare, che non vogliono scappare, che stanno qui per affrontare i problemi, e su queste cose ci vuole la responsabilità. Allora, a tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, un appello importante: si può andare a casa anche domani, non c'è problema, ma chi paga è la città, e vi spiego anche perché paga la città. Perché tante cose che oggi ci sono, e i comitati che nascono giustamente a difendere i loro diritti di aree che dovevano essere ritipizzate, tante di queste cose nascono dall'inerzia, dalle lotte personali, dai dispettucci. I dispettucci ci sono ovunque, ci sono sul lavoro, nelle parrocchie, ci sono anche in politica. I dispettucci e le questioni personali vanno risolte nell'interesse della città. Chi è consigliere comunale, chi è amministratore, risponde alla città con un comportamento corretto, al di là delle proprie posizioni, del proprio pensiero. Si va in consiglio comunale, si va, e non si sta, e non voglio fare nomi, chi entra e esce soltanto 5 minuti per far vedere che c'è stato, non è corretto. Ci si informa sulle cose prima di parlare, a tutti i livelli, anche sui network, ci si informa prima di parlare e di discutere. Poi ognuno può fischiare e dire quello che vuole, anzi, chi vuole fischiare, chi vuole dire, può anche venire qui, perché io non ho paura di nessuno.